salvo appunto che siamo contrari a questo principio del governo che si autodelega inserendo un emendamento, una proposta di legge che era da tempo in Commissione Giustizia, ma abbiamo detto bene, facciamo degli emendamenti, cerchiamo di asciugarlo da degli incisi pericolosi che vanno nell'intento di togliere potere di controllo e garanzia e di sovranità ai giudici italiani e al Ministro della Giustizia e quindi votiamolo favorevolmente. Purtroppo nessun emendamento, anche quelli più tecnici, più semplici, più chiari, che volevano riportare solo chiarezza nel codice di procedura penale, stabilire semplicemente che se c'è una violazione del nostro ordinamento questa richiesta va assolutamente negata, non sono stati accettati dalla maggioranza che si riterrà anche responsabile ovviamente di quello che potrà scaturire dall'approvazione di questa legge. Per tutti questi motivi, il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie. Grazie. È aperta la votazione sull'articolo 4. Lainati, Vico, Cassano. Cassano non riesce a votare, proviamo. Fatto? Marantelli. Mi pare che ci siamo, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora all'articolo 5 su cui c'è un solo emendamento. Chiede ai relatori che ci dà il parere. Prego, onorevole Ferrante. Contrario. Grazie, governo. Contrario. Grazie. Allora, articolo 5, primo, unico emendamento 5.10 Santelli. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione con il parere contrario di Commissione e Governo. È aperta la votazione. Vico, Ascani, Lainati, Carfagna, Turco, Catania. Catania ha votato? Non vedo perché c'è. Grazie.